La passione per il motocross è nata forse quando ero ancora in pace di mia mamma, perché mio babbo è appassionatissimo di motocross. Appena sono riuscito ad andare senza le rotelle, ho vinto la scommessa contro di lui e mi ha dovuto comprare la motocross, ma lui era ben contento. Per me andare a fare un allenamento di motocross è una giornata di libertà. Mi piace dalla preparazione al furgone, alla preparazione con gli amici di decidere la pista, e a quando arrivi, al tragitto per arrivare alla pista. Per me è ancora qualcosa di particolare. Tanta roba. Il Tembotta Team è iniziato con i miei amici di scuola, della mia età, che ho sempre fatto soffrire tanto. Però essendo amici, Tembotta in romagnolo è un modo di dire in dialetto, tieni duro, da lì ci siamo chiamati così. Fino a 13 anni il mio meccanico è sempre stato mio babbo, che non è assolutamente un bravo meccanico. L'esempio di mio babbo era non toccare una motola, perché se va bene non va toccata. Questo mi ha aiutato, perché poi quando ho incominciato a correre in certi livelli, avendo persone, diciamo, esperte che mi preparavano la moto nel modo giusto, ho sentito la differenza. C'è il rischio, purtroppo. La motocross è molto rischiosa, però d'altronde noi non avendo la possibilità di allenarci in MotoGP, devi trovare delle alternative. Il pilota cresce con tanta ignoranza, cioè si entra in pista e gas aperto senza ragionare tanto. C'è la mentalità, che bisogna allenarsi, ma il fisico è assolutamente fondamentale, ma la percentuale secondo me è molto più piccola a confronto a quello che puoi fare a livello mentale. A livello psicologico c'è veramente tanto margine, solo che non è tanto visibile ed è fondamentale, ed è uno degli aspetti del perché negli ultimi anni ho fatto uno step in avanti.